Oggi l'aperitivo lo beviamo con Filippo Weger. Ciao Filippo. Ciao Walter. Come va? Tutto bene? Tu sei, sappiamo che sei uno dei ragazzi terribili del 98 del Merano, la squadra che a livello giovanile fa molto bene. Presentati un attimino, cosa fai nella vita? Ma quest'anno ho fatto la maturità, e adesso sto lavorando come disegnatore tecnico e poi sto giocando per il Merano nell'anno 21 e nella prima squadra. È facile conciliare lavoro e allenamenti? Ora sì, però a volte il lavoro ha una priorità e non si riesce a combinare pallamano e lavoro, però io cerco sempre Di essere pronto, di essere pronto di giocare sia pallamano e lavorare. Sappiamo che tu sei uno di quelli più puntuali degli allenamenti, che ti impegni sempre di più. Magari in squadra, qualche volta in prima squadra trovi poco spazio, però quando ti chiama il mister sei sempre pronto, rispondi sempre presente. Sì, secondo me io devo cercare di sfruttare ogni opportunità che ricevo dall'allenatore, anche se per me è difficile con Hannes Kuchler che gioca veramente buonissimo sia in difesa sia in attacco. Per me è difficile, però posso anche imparare tanto da lui e cerco sempre di migliorarmi in ogni allenamento. C'è qualche giocatore del campionato italiano o anche del campionato straniero al quale tu ti ispiri, un modello di giocatore? In Italia sicuramente Demis Radojkovic è un giocatore di cui si può imparare tantissimo, però anche su livello internazionale ci sono Gensheimer, Rune Damke, di cui si può imparare, anche che sono un po', sì, mi danno un po', sì, Cioè, li segui sì, particolarmente. diciamo così. Tu segui anche la Champions, quindi noi che la facciamo vedere sempre in trasmissione, perché squadra tieni? La mia squadra preferita è Flensburg perché loro giocano con tanta velocità, con uno spirito della squadra che mi piace molto. Anche la loro difesa con Mathias Anderson in porta, è incredibile. E a livello italiano, qual è la squadra secondo te più forte e qual è che vincerà lo scudetto? Secondo me vincerà il Bolzano perché hanno una squadra molto completa con tanta esperienza, ma ci sono anche dei giovani che danno qualcosa di particolare al Bolzano. E il tuo Merano, come vi vedete voi? Ma penso che siamo una squadra molto equilibrata tra giovani e anche giocatori con esperienza. Sì, c'è un buon spirito di squadra, siamo tutti amici, non c'è litigo con l'allenatore, niente, questo è un lato positivo della squadra. Filip, zum Wohl, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie.